Care sorelle, cari fratelli in Gesù Cristo, care amiche, cari amici che siete in ascolto in questa domenica, care ascoltatrici, ascoltatori di Radio Bequit, benvenuti e benvenute. Vogliamo dedicare questo nostro momento di culto ad una riflessione intorno alla parola che Dio ci ha donato, e però prima vogliamo avere un momento di preghiera. E introduciamo questo momento con un breve testo che troviamo nel Salmo 91, dove al versetto 2 si dice: Io dico dell'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Noi ci sentiamo sicuri, forti, e spesso abbiamo bisogno di essere provati per riconoscere la nostra debolezza e la precarietà della nostra esistenza. Lo abbiamo sperimentato in questi mesi e in questi mesi non solo abbiamo dovuto elaborare una serie di lutti, ma anche abbiamo acquisito una consapevolezza nuova, nel senso che grazie alla nostra fede abbiamo scoperto in Dio, nella parola che Dio ci ha lasciato in eredità attraverso i suoi testimoni e in Gesù Cristo, una capacità non solo di preghiera, di richiesta, ma anche di resistenza, o come si dice oggi, resilienza. Questo è potuto accadere perché Dio è stato un luogo, uno spazio, una dimensione, una relazione nella quale abbiamo trovato rifugio e allo stesso tempo Dio ha permesso a ciascuna e a ciascuno di noi di trovare un luogo sicuro in cui ripararsi. Questo è accaduto perché noi abbiamo fiducia nel Dio di Gesù Cristo. Vi inviterei alla preghiera. Padre, noi ti ringraziamo e ti benediciamo, poiché tu non ci hai mai abbandonati. Tu sei rimasto fedele alla promessa che ci hai fatto, che è una promessa di una vita che continuamente si rinnova attraverso la tua grazia, il tuo amore, il tuo impegno nei nostri confronti e nei confronti dell'intera umanità. Anche là dove siamo stati feriti, anche là dove ci siamo trovati angosciati, anche là dove per un momento forse abbiamo vissuto senza speranza, la tua parola ci ha raggiunto, ha raggiunto il nostro cuore e ci ha aperto agli spazi che ti appartengono, che appartengono al tuo regno, a quel regno che Gesù ha introdotto nell'orizzonte della nostra storia umana, quando chiamò a sé le sue discepole e i suoi discepoli, quando percorse le strade della Galilea, della Giudea e della Palestina dell'epoca, portando a ciascuno e a ciascuna non solo una parola di speranza, ma anche una parola di guarigione. Noi siamo certi che la stessa parola funziona anche per ciascuno e ciascuna di noi e di questo ti ringraziamo. Adesso ascolteremo il canto dell'inno 47. Grazie.
La parola di Dio su cui ci concentriamo questa mattina si trova nel libro del Deuteronomio, al capitolo 7, e leggeremo i versetti da 6 a 12. È Dio che parla, secondo questo testo. Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri popoli. Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Ma quelli che lo odiano rende immediatamente ciò che si merita e li distrugge. Non rinvia, ma rende immediatamente a chi lo odia ciò che si merita. Osserva dunque i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che oggi ti do, mettendoli in pratica. Se darete ascolto a queste prescrizioni, se le osserverete, le metterete in pratica, il Signore, il vostro Dio, manterrà con voi il patto e la bontà che promise con giuramento ai vostri padri. Una storia antica, scritta e riscritta numerose volte, perché infatti il testo del Deuteronomio è un libro che contiene delle antiche tradizioni che probabilmente venivano ricordate nelle serate, nei momenti di preghiera della famiglia israelita, per ricordare l'azione potente che Dio aveva fatto nei confronti del popolo di Israele, liberandolo dalla schiavitù in Egitto. Ma chi scrive il testo del Deuteronomio e che si è nutrito per anni di questa tradizione, la racconta una seconda volta parlando di sé, parlando della propria esperienza di esilio a Babilonia e dunque anche della potente esperienza di liberazione che ha vissuto quando, dopo l'editto del re di Ciro, gli esiliati ritornarono nelle loro terre, a Gerusalemme. Anche noi siamo chiamati a rivivere le tradizioni che abbiamo ricevuto, la testimonianza dell'Evangelo, i riferimenti a questa storia non solo eroica, ma che in qualche modo descrive l'umanità nelle sue peregrinazioni esistenziali attraverso le nostre chiavi di lettura. Io ne propongo tre. La prima riguarda il momento in cui noi riconosciamo l'esistenza di Dio nella nostra vita. Certo, abbiamo fatto il catechismo, siamo stati educati nella confessione cristiana, e però la acquisizione della consapevolezza di una relazione tra me e Dio è una acquisizione che non si realizza attraverso la semplice trasmissione della fede, la testimonianza
dei nostri genitori, della comunità in cui siamo stati chiamati a vivere, ma da un incontro con Gesù Cristo, da un incontro con Dio che in qualche modo si rivela improvvisamente nella nostra vita attraverso una parola che ci raggiunge, che non è una parola semplicemente studiata, meditata, ma è qualcosa di vivo che si inserisce nella nostra vita. Momento di difficoltà, momento di gioia, un momento di riflessione intorno a una serie di questioni che turbano la nostra anima. In qualche modo Dio si rivela sempre a noi nel momento in cui le nostre domande cercano una vera risposta, che non è la risposta che ci attendiamo dalla verità dei filosofi, ma è una risposta che nasce dall'esperienza della nostra vita e delle relazioni in cui siamo stati inseriti. È una risposta che in qualche modo rasserena le nostre vite. In questo senso noi conosciamo l'esperienza della liberazione dal dubbio, dalla paura, dall'angoscia, dalle perplessità, dalle indecisioni. Conosciamo la liberazione dalle paure che sono insite nella nostra vita. Essere liberati dalla parola di Dio significa in qualche modo sapere non solo che Dio accompagna il nostro cammino, ma che in qualche modo in questo suo accompagnarci diventa un pedagogo, uno che ci aiuta a comprendere la necessità di acquisire quella fiducia positiva nei confronti della vita, grazie alla quale possiamo superare anche ciò che più di buio c'è in noi. Tutti noi abbiamo conosciuto l'esperienza della schiavitù e tutti noi conosciamo, grazie a Dio, l'esperienza della liberazione. E come dice il nostro testo, quando tu hai conosciuto Gesù Cristo, quando grazie a Lui hai riconosciuto la presenza di Dio nella tua vita, quando hai imparato ad aprire un dialogo con Dio, quando con disciplina hai pregato, richiesto, quando ti sei piegato sul testo della Bibbia per interrogarlo fino in fondo, per scoprire il senso della parola che ti raggiunge, diventa quasi inevitabile fare della parola di Dio non un insieme di precetti a cui attenerci, non una sorta di breviario per la nostra vita spirituale, ma un punto di riferimento a cui tornare in continuazione per diradare qualche volta le oscurità che si addensano sul nostro cammino. Tornare al rapporto con Dio, riscoprirlo, significa fondamentalmente tornare ad una vita che è illuminata da un senso e da un significato che ci fa apprezzare la sua complessità. E allo stesso tempo, grazie ad essa, a riconoscere la nostra complessità. Noi siamo questa cosa qua, un groviglio di sentimenti, passioni, dubbi, perplessità, passione per la ricerca, per la domanda. E il nostro groviglio può essere in qualche modo diradato solo nel momento in cui accettiamo di essere giudicati da Dio
e accogliamo la sua parola come segno della sua grazia. Amen. Ascoltiamo ora il canto dell'inno 339. Concludiamo questo nostro momento di culto con la preghiera che Gesù ci ha insegnato e che dice: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Ci salutiamo con le parole del canto: Vieni, Signore.